Amiche e amici di Sport Più TV, siamo tornati nel magico mondo del futsal con il nostro amico Alfredo Paniccia. Alfredo, non importa il risultato di questo Memorial, ma vedere questi giocatori impegnati contro una squadra di A2 è stato comunque un bel incontro. Sì, indubbiamente il risultato ci fa piacere anche quest'anno aggiudicarci il trofeo dedicato al genero di Jonathan Falco. Era molto importante avere degli spunti sia dal punto di vista del condizionamento fisico, che migliora giorno dopo giorno, che dal punto di vista tecnico-tattico. I ragazzi si stanno conoscendo sempre di più, questo si nota in mezzo al campo. Siamo una squadra importante, ho la fortuna di allenare grandi campioni e speriamo di farvi divertire il più possibile. Senti, hai parlato di grandi campioni, allora passiamo il microfono. Maxi Rescia, un regalo dell'ultimo momento dall'Anderlecht in questa squadra dove incontri Fortino, un altro campione del mondo. Cuzzolino. Sì, Cuzzolino, scusami. Sono contentissimo per avere questa possibilità. Come dico sempre, la nostra responsabilità è provare a fare tutto per portare i risultati, ma sulla strada buona. Qua ho trovato un gruppo di gente sana che ti fa lavorare in tranquillità, in serenità, e questo come la vita, dare e ricevere. Allora, loro ci danno tanto e noi dentro al campo abbiamo la missione di ridare quello che ci danno da fuori. Sergio Tabbia, vi aspetta una stagione molto impegnativa in A2, però abbiamo visto delle belle cose nei tuoi ragazzi oggi. Sì, buongiorno a tutti innanzitutto. Intanto è stato un piacere venire qua a questa festa di una società che sta facendo veramente la storia del calcio sci. Io ho avuto la fortuna di stare in qualche società che l'hanno fatta, sono convinto che questa la farà ancora nel tempo. E per la partita, sì, no, dai, noi siamo venuti qua per giocare, insomma, le amichevoli sono fatte per provare e cercare di far giocare un po' tutti, era questo il nostro scopo, ma era soprattutto di provare a creare qualche problemino a una squadra che è sicuramente una squadra creata per fare delle cose importanti. Penso che in qualche modo l'abbiamo fatto e sono veramente soddisfatto dei miei ragazzi. Che campionato farete? Obiettivo salvezza o speri in qualcosa di più? Ma guarda, non conosco bene il campionato, noi sicuramente siamo neopromossi, ci piacerebbe rimanere in categoria, quindi io volo basso e dico che mi devo salvare. Lorenzo Bonaria, ancora una volta il trofeo dedicato al suocero di Jonathan è nelle vostre mani. Comunque abbiamo visto una squadra decisamente, lasciami dire, ancora più forte della scorsa stagione. Sì, abbiamo sicuramente alzato un pochettino il livello quest'anno con delle aggiunte mirate per il gioco che vuole esprimere Mr. Paniccia. E sicuramente si sente sulle gambe ancora la preparazione, ma rispetto alla prima uscita si può già notare, insomma, che benzina ne sta arrivando. Oggi abbiamo giocato bene e a parte il risultato, quello che conta di più è che siamo riusciti a ricordare come si deve il nostro primo tifoso, Francesco, che in qualche modo festeggia sempre con noi. Adesso c'è questo appuntamento non importante, importantissimo, 23-24, alle finali in casa vostra, anzi diciamo pure in casa nostra. Ci sono possibilità di portarlo a casa? Per gli scontri diretti si sa che può succedere di tutto. La nostra è una squadra che si sta preparando proprio per questa competizione e, tra virgolette, tralasciando un po' la preparazione che si dovrebbe fare per l'inizio del campionato. Quindi il mister, i ragazzi ci credono, vogliamo provare davanti al nostro pubblico a portare a casa quello che sarà il trofeo più importante della stagione. L'invito per tutti è di venire a Leini, perché ci sarà bisogno del sostegno di tutti i tifosi per portare l'L84 al successo. Assolutamente, ci sono 1000 posti, ma oggi abbiamo quasi raggiunto il sold out, quindi chiunque fosse interessato deve fare in fretta per trovare posto. Sarà una bella festa a prescindere dal risultato.